Bene, buonasera, benvenuti, ben ritrovati nella Biblioteca Regionale di Aosta. L'evento di oggi è collegato, come sapete, alla celebrazione del Giorno della Memoria, organizzato con il patrocinio dell'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Valle d'Aosta, e rientra tra le numerose iniziative che sta promuovendo l'amministrazione regionale in applicazione della legge numero 6 del 2012 che intende promuovere e valorizzare gli ideali di libertà, di democrazia, di pace e integrazione tra i popoli contro ogni forma di totalitarismo. Come è ben rappresentato nella locandina di questo evento, le luci nella SOA sono dei piccoli oggetti, dei piccoli oggetti come ad esempio quel cucchiaio che vedete appunto stampato sulla locandina, sono dei ricordi, dei desideri di chi ha cercato in qualche modo di sopravvivere, anzitutto penso nel profondo della propria anima, in un clima di propaganda e di odio che ha attraversato quel periodo storico. Sono un po' quelle piccole attività quotidiane che hanno fatto, come dire, hanno accompagnato, hanno fatto compagnia a chi soffriva, a chi soffriva nei ghetti, nei lager, nei nascondigli, e ha rappresentato in fondo un po' qualcosa a cui aggrapparsi per tenersi in vita. Ecco, è proprio di questa necessità umana, calata purtroppo nel contesto tragico dello sterminio del popolo ebraico durante la Seconda Guerra Mondiale, che ci parleranno i nostri due ospiti. Quella necessità di trovare anche solo in un semplice singolo oggetto, piuttosto che nelle note di una melodia, piuttosto che nel ricordo di un momento felice della propria esistenza, il senso, ecco, proprio il senso per poter ancora in qualche modo credere nella vita e in un futuro migliore. Io ringrazio Matteo Corradini per aver accettato il nostro invito ed essere qui oggi a trattare di questo tema. Matteo Corradini lo presenterà meglio Marco Geller, che ringrazio anche lui per aver accettato appunto il ruolo di mediatore, comunque di affiancare Matteo Corradini. Matteo Corradini è un ebraista, uno scrittore, ha pubblicato vari libri con Bompiani e Rizzoli. Nel suo percorso di studi in lingua e letteratura orientale si è specializzato in lingua ebraica, e si è occupato anche di didattica della memoria e di progetti di espressione per i quali ha ricevuto anche vari riconoscimenti. Proprio ieri ha avuto anche un incontro con le scuole al convitto Federico Chabot, con le scuole medie, di cui magari ci racconterà anche qualcosa oggi. Bene, a voi la parola. Bene, buonasera a tutte e a tutti. Sono io che ringrazio la Biblioteca Regionale della Valle d'Aosta nella persona del direttore Fausto Ballarini, perché insomma è il secondo anno che come Fondazione Chanu veniamo come chiamati per questo bellissimo incarico e compito di moderare e introdurre alcune serate. L'anno scorso abbiamo introdotto una serata sulla giornata del ricordo, quindi il 10 febbraio, in occasione appunto, della giornata ricordo delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Quest'anno insomma, siamo qui a introdurre e moderare questa serata, appunto, che verterà, come diceva giustamente il direttore prima, sulla Shoah, l'importanza della memoria. E io poi sono veramente onorato di essere qui perché oggi ho la possibilità di conoscere e interloquire con Matteo Corradini, un professore, o meglio, no, più che professore, come diceva prima il direttore, un ebraista di fama nazionale, uno scrittore molto prolifico, ha scritto
tantissimi libri, tra l'altro ha un taglio molto vincente e, se posso, molto particolare, molto unico, perché poi vedo in sala tanti, tanti insegnanti, tanti, insomma, tanti, come dire, esponenti del corpo docente. Ecco, buona parte dei libri che ha scritto Matteo Corradini sono rivolti a un pubblico giovanile, quindi un pubblico giovane. E, tra l'altro, sono libri veramente che andrebbero fatti leggere nelle scuole, ma più che nelle scuole, i ragazzi andrebbero fatti leggere agli insegnanti, perché se, poi questa è la mia personalissima opinione, dà degli strumenti al corpo docente, che poi spesso è chiamato a dover parlare di memoria, a dover parlare di episodi storici che ormai sono là coi tempi, ed è complicato tramandare la storia, soprattutto in questi anni. Quindi grazie anche, secondo me, ai libri che ha scritto Matteo, insomma, questo compito forse è un po' meno gravoso. Noi ci diamo del tu, giusto Matteo? Ok? E ieri, quando, insomma, ci siamo sentiti, io non sapevo bene come impostare la serata. Tu mi hai detto: andiamo a ruota libera, una chiacchierata, anche perché, insomma, Matteo è una persona che è estremamente competente e ha veramente come dire, un curriculum enciclopedico, quindi, come tutti i veri intellettuali, ha molta facilità a interloquire e a parlare di tematiche complesse, e spesso lo si fa anche, come dire, i veri intellettuali lo fanno in maniera semplice, senza essere L'incontro però durerà 6 ore, superficiali. con una piccola pausa in mezzo, giusto? Ecco, Matteo, io inizierei con una domanda forse apparentemente molto semplice. Parlare di Shoah, parlare di memoria è sempre complicato, no? Però, soprattutto negli ultimi anni, in cui, insomma, come dire, le testimonianze vive, insomma, vanno per questioni demografiche, come dire, a scemare, ci sono sempre meno, come dire, persone che hanno vissuto in prima persona, appunto, il dramma della Shoah, il dramma dei campi di concentramento e più in generale della Seconda Guerra Mondiale. Quindi, da una parte abbiamo sempre meno superstiti e testimoni diretti. Dall'altra, soprattutto quest'anno, come dire, il contesto geopolitico non aiuta sicuramente. Insomma, dal 7 ottobre poi come dire, le tematiche legate al Medio Oriente e alla questione arabo-israeliana ha preso purtroppo il predominio anche su una pagina storica di 80 anni fa, quindi sulla Shoah. E spesso antisemitismo, cioè, o meglio, l'antisionismo viene mascherato l'antisemitismo e viceversa. Insomma, si fa un po', è molto su tematiche molto complesse, però che spesso vanno, come dire, a incanalarsi una con l'altra e spesso, come dire, offuscando l'una all'altra. Matteo, quindi io inizierei con l'importanza della memoria nel 2024 e perché è importante parlare di Shoah e di quello che è successo al popolo ebraico in quegli anni. Buonasera. Ecco, la risposta a questa domanda dura giusto 5 ore e tre quarti e poi ci sarà spazio per poco o più. E grazie per essere qui. Sono felice di essere tornato ad Aosta. E a proposito di memoria, la prima volta che sono stato ad Aosta era nel 1985, avevo 10 anni esatti, ed eravamo venuti in vacanza con i miei genitori in un roulotte, in un campeggio qui vicino, di cui non ricordo il nome perché a 10 anni non ero io a fare le prenotazioni, ed ero stato bene. Ero stato bene. E oggi con questa accoglienza, con voi, con le persone che ho incontrato anche stamattina a scuola, capisco che insomma c'è un legame tra quello stare bene un po' di anni fa e quello stare bene oggi. Quindi grazie, grazie davvero. La domanda è molto bella, è molto complessa ed è quello su cui lavoriamo. E di anno in anno quello che è accaduto è sempre più lontano, è sempre più distante, è umanamente più lontano e più distante. E se noi abbiamo avuto la fortuna, per certi versi, di avere dei parenti in casa o dei parenti dei nostri amici che hanno potuto raccontarci da vicino che cosa è stata la guerra, le nuove generazioni non ce l'hanno più, non hanno più un legame diretto con il passato. È inevitabile, il passato si chiama passato perché passa. È fatto così, non dobbiamo prendercela, credo, con nessuno. Ogni tanto ci capita di colpevolizzare i giovani perché non sentono con la stessa passione il passato così come l'abbiamo sentito noi. Ci arrabbiamo perché ci sembrano distratti, disattenti, poco appassionati. E, ecco,
siamo stati in questo periodo forse un po' presuntuosi. Cioè abbiamo creduto che qualcosa che per noi è importante e qualcosa che per noi è stato importante diventi automaticamente importante per la generazione successiva solo perché noi lo riteniamo importante. Che ci sia un passaggio generazionale quasi automatico con la memoria. La consideriamo talmente vitale, talmente fondante di quello che noi siamo oggi, che ci sembra strano che non venga considerata vitale e fondante da chi viene dopo di noi. Ecco, abbiamo sbagliato. Cioè, quando abbiamo pensato a questa cosa, abbiamo sempre sbagliato. Abbiamo dato per scontato che la memoria fosse qualcosa da passare, come si passano del cibo, o come si passano altre esperienze. La velocità del presente in più ci mette davanti a un altro dubbio. Noi sappiamo bene che insomma, la velocità è un po' la cugina dell'oblio e la memoria ha bisogno di lentezza e oggi questa lentezza non c'è più, tantomeno nei giovani. E tutto questo digitare, tastierare, apparire per credere insomma, di esistere almeno per qualche like, e in fondo ci fa vivere in un eterno presente, in questo presente sempre molto veloce. Anche questo, crediamo, ci fa allontanare dalla memoria, da quello che è stato. Ecco, allora credo che nel tempo bisogna, cioè si debba, abbiamo dovuto lavorare in questa direzione. Nella direzione di, uno, capire chi siamo noi quando facciamo memoria. Due, che cos'è la memoria? E tre, chi sono i giovani, gli adolescenti, i ragazzi, quando fanno memoria? Allora, non bisognerebbe mai rispondere a una domanda con delle altre domande, però è quello che sto facendo, è quello che sto facendo. Ed è lì, credo, la maggior parte, come dire, è lì che si condensa la maggior parte dei nostri mal di testa. E sia per chi fa il mio mestiere, quindi sia per chi scrive libri o fa ricerche, o trasporta queste ricerche in reading teatrali o in spettacoli teatrali, come mi capita di fare, o in altro, o per chi tutti i giorni lavora in una scuola. Sono gli stessi mal di testa. Chi siamo noi quando facciamo memoria? Chi siamo noi quando facciamo memoria insieme agli adolescenti? E che cos'è la memoria per loro? E adesso magari un po' per volta ci arriviamo, se no se rispondiamo tutto subito. No? Tu Matteo hai avuto nella tua lunga carriera, e molto ricca carriera, la possibilità di collaborare con Abraham Joshua, insomma, Michela Murgia, Michele Serra, Giulio Busi, insomma hai avuto a che fare veramente con moltissimi autori di primo livello, ecco, a livello internazionale tra l'altro. Però hai visto cambiare in tutti questi anni il concetto di memoria, e quando ti sei interfacciato con loro, con questi grandi scrittori o scrittrici, e poi quando hai iniziato anche a mettere tramite il teatro a parlare di determinate tematiche, hai visto negli anni cambiare determinati concetti o determinati approcci, o secondo te la memoria, in modo particolare legato alla Shoah, è qualcosa di ormai, come dire, un totem che è intoccabile e immodificabile? Ti propongo allora di partire da uno degli oggetti, visto che siamo qui per parlare di oggetti, partiamo da un oggetto e poi da lì ti rispondo, va bene? Così intanto penso alla risposta. Intanto. Tutti i trucchetti. E allora, il primo oggetto è questo. È una bambola. Questa è la bambola di Inga Auerbacher. Inga Auerbacher era una bambina quando da ebrea tedesca è stata presa nella sua cittadina vicino a Stoccarda ed è stata arrestata con i suoi genitori, è stata portata via ed è stata portata nel ghetto di Terezin. La sua deportazione è in parte avvenuta con i camion, cioè sono arrivati dei camion nella cittadina, sono scesi delle SS al mattino presto, li hanno presi tutti, hanno preso tutti gli ebrei e li hanno portati via. Lei finisce a Terezin e passerà a Terezin 2 anni, da quando ne aveva 9 a quando ne aveva 11.
e a Terezin gli ebrei arrivavano un po' da tutta Europa in quel periodo, e in particolare dalla Germania e dalla Danimarca, in piccola parte, e portavano con sé dei bagagli che venivano regolarmente sequestrati dai nazisti all'arrivo. Lei porta come bagaglio questa bambola, che si chiamava Marlene. Si chiamava Marlene come Marlene Dietrich. E lei, Ingeborg, mi diceva che una bambola su due in quel periodo si chiamava Marlene in Germania. Cioè Marlene Dietrich era talmente famosa che tutte le bambine avevano chiamato una bambola Marlene. Lei arriva nel ghetto e c'è un nazista che controlla gli oggetti, prende la bambola di Inge, e Inge sostanzialmente dice, cioè pensa tra sé e sé, non rivedrò mai più la mia bambola. E il nazista che cosa fa? Stacca la testa alla bambola e controlla che dentro non ci fosse nascosto qualcosa di prezioso, dei soldi, del denaro, dei gioielli. Nella bambola non c'era nulla perché la famiglia di Inge non aveva granché da nascondere. E il nazista fa questa cosa particolare, riaggancia la testa della bambola o la sistema in qualche modo e la restituisce a Inge, che potrà tenerla nei 2 anni di ghetto di Terezin. Sarà l'unico oggetto che le farà compagnia, questo unico oggetto. Io ho conosciuto Inge Auerbacher alcuni anni fa, e adesso vi faccio vedere una foto. Ecco qua, si vede che alcuni anni fa, dal colore della mia barba, poi un giorno ho letto su Vanity Fair che andava di moda il sale e pepe come colore e ho deciso di cambiare, insomma. E questa foto di alcuni anni fa siamo io e Inga Auerbacher che ci dividiamo una torta sbrisolona tra Mantova e Verona. Lei aveva già una certa età, probabilmente anche la dentiera, ma si vede che funzionava bene perché la sbrisolona, insomma, mette abbastanza alla prova i denti, anche i miei. E ecco perché l'avevo conosciuta, perché mi aveva contattato una fondazione tedesca e mi aveva chiesto questa cosa, dice: noi portiamo Inge Auerbacher in Germania per qualche giorno, vuoi portarla in Italia tu per qualche giorno prima? Ho detto va bene, vado io a prenderla all'aeroporto di Venezia. E le avevo fissato 4 date in Italia, la prima a Bolzano. E che cosa pensate? Una signora anziana, ex deportata, chissà, forse affaticata, fa un lungo viaggio perché Inge non abitava più in Germania. Lei dal 1946 vive a New York, vive nel Queens, che è questo quartierone di New York molto grande, e quindi lei praticamente è americana, non ha dimenticato il tedesco, ma parla inglese normalmente. E quindi arrivava da New York a Venezia. E io in tutte le tappe del tour avevo fissato una stanza in più per la badante, dando per scontato che avesse un'accompagnatrice, un accompagnatore, che ne so. Inga Auerbacher arriva da sola, con questo cappottone, un basco militare pieno di perline. Hi, I'm Inga Auerbacher! Salta in macchina e comincia a cantare vecchie canzonacce tedesche, vecchie canzonacce inglesi, soprattutto piene di doppi sensi, e canzoni italiane famose all'estero. E dovevamo andare a Bolzano, per cui ci mettiamo a fare la 4. Ecco, io a Vicenza volevo dimenticarla in autogrill. Perché, lo ammetto, sono una carogna, lo ammetto. Però era veramente irrefrenabile. E poi siamo rimasti amici, insomma, abbiamo fatto questo tour pazzesco. La scena era un po' a spasso con Daisy, capito? Io facevo un po' l'autista. Siamo rimasti, e ogni tanto Inge mi manda delle foto. E fa una cosa da veri boomer come facciamo noi, cioè mi telefona con Facebook. Io non sapevo neanche che si potesse, ma con il messenger di Facebook si può telefonare e lei mi chiama, solo che lo fa ad orari assurdi, ogni tanto non calcola il fuso orario, per cui mi chiama quando per me è notte, cioè cose assurde. Mi trovo delle chiamate perse su Facebook da Inga Auerbacher. Lei vive nel Queens e ogni tanto mi manda ste foto. Una foto era: a un certo punto l'hanno eletta cittadina onoraria di un villaggio di quelli che oggi giustamente chiamiamo i nativi americani e che tutti noi lettori di Tex abbiamo sempre chiamato gli indiani, ma non, cioè, non per mancanza di rispetto, ma perché erano gli indiani, anzi facevamo il tifo per loro, però li chiamavamo gli indiani. Oggi giustamente si chiamano i nativi americani. Non so di quale, come dire, di quale gruppo di nativi americani, se Sioux, Navajo, eccetera. Insomma, la foto era così. E
Inga Werbacher seduta in un tipi, quindi in queste tende indiane, con un cappello di penne tipo toro seduto, circondata da indiani maschi ventenni a petto nudo. L'effetto era un po' addio al nubilato, per capirci. E io guardavo questa foto e dicevo, ma Inga sei pazza, lei era contentissima di essere circondata da tutta questa gioventù. E quindi ogni tanto mi arrivano foto che si intitolano tutte "Guarda un po' cosa mi è successo". E poi un giorno mi manda una foto che era davvero un "Guarda un po' cosa mi è successo". Beh, questa è una foto di lei da piccola con la sua bambola. E la foto del "Guarda un po' cosa mi è successo" c'entrava col fatto che Inga Werbacher lo sa meglio di noi che a un certo punto la vita finisce. E ne ha viste troppe di vite finire nel ghetto di Terezin, e ha deciso di fare una cosa qualche tempo fa. E ha preso la bambola e l'ha donata al Museo dell'Olocausto di Washington. E quindi mi manda la foto in anteprima, e la foto è questa qua. È tutto la foto era più grande. Ci sono tutte le luci già puntate, c'è il basamento dove verrà conservata la bambola, il plexiglass sollevato, Inga Werbacher che dice addio alla sua bambola, la dona all'umanità, la dona a tutti noi. Io davanti a questa foto mi sono messo a piangere, perché era troppo bella, era troppo bella. Era Inga che salutava l'unico oggetto che l'aveva tenuto compagnia in tutta la Shoah. E la foto si intitolava ancora "Guarda un po' cosa mi è successo". Ecco, tempo dopo, a Terezin ci finisco con Ben Kingsley. Ben Kingsley, l'attore, ok? Perché nel 2015, in occasione dei 70 anni dell'apertura dei lager, decidono di fare una commemorazione a Terezin, attorno il 27 gennaio del 2015, per ricordare questo luogo. E la cosa è stata un po' rocambolesca, perché un giorno ricevo una telefonata da Londra. Sapete che, forse succede solo a me, ma immagino succederà anche a voi, insomma, quando ti arriva una telefonata di spam, sono tutte da Londra, dall'Inghilterra, vero? Il telefono dice Gran Bretagna, dice ma chi mi chiama? La regina? No, poi c'è qualcuno che vuole venderti qualcosa. Mi arriva questa telefonata in cui una signora mi dice testualmente questo: stiamo organizzando i 70 anni per ricordare il ghetto di Terezin. Vorremmo assumerla come consulente culturale per questa iniziativa. Bene, lei lavorerà con, in quel giorno saranno presenti, il Presidente della Repubblica Ceca, il Presidente della Danimarca, il Presidente del Parlamento Europeo, che ai tempi era Scholz, quello che poi si è candidato anche in Germania. Il rabbino capo di Tel Aviv, Regina Spector canterà una canzone e lei dovrà scrivere il discorso per Natalie Portman e Ben Kingsley. In collegamento avremo Steven Spielberg da Auschwitz. Al che io ho risposto: ah ah ah, e Paperino ce lo abbiamo da Disney World o no? E ho messo giù. Poi me l'hanno raccontata dopo, era una riunione ufficiale con il Viva Voce. Forse non avevano altri numeri di ebraisti, non ne ho idea. Mi richiamano e mi fa: guardi che non è uno scherzo. Ed effettivamente non era uno scherzo, ho dovuto lavorare con Ben Kingsley. Poi in quei giorni c'era stato l'attentato a Charlie Hebdo, per cui avevamo veramente il Mossad anche sopra i capelli, e avevamo veramente in collegamento Steven Spielberg, cioè eravamo nello stesso progetto di Spielberg. Ogni tanto suonava un telefono ed era il team di Spielberg che ci chiamava per capire come stava andando. Ecco, abbiamo costruito questo evento un po' mega. Devo dire, è stato molto divertente, perché erano quegli eventi così mega che io qualsiasi idea avessi avuto, quelli me la realizzavano. Cioè, se gli avessi detto mi serve un elefante alto 30 metri, loro mi avrebbero chiesto di che colore lo volevo. Così, perché si poteva fare tutto, tanto che avevo inventato di fare una coreografia con 142 ragazzi, che sono quelli che
simbolicamente è il numero dei ragazzi che sono sopravvissuti a Terezin, e hanno chiamato un coreografo di massa, di quelli che lavorano per l'inaugurazione delle Olimpiadi, hanno fatto una coreografia, avevamo un drone che sembrava di quelli che portano i missili, in realtà portava un'enorme telecamera che li filmava da sopra, LED wall, cioè avevamo veramente delle cose incredibili. Credo che quel giorno non abbia lasciato nulla a nessuno. Nulla. Non abbiamo fatto memoria. Abbiamo fatto uno spettacolo. Ben Kingsley ha letto un discorso che avevo scritto io. Nel finale sono stati dati dei sassi scuri, che erano quelli della massicciata del treno di Terezin. E una signora con nonchalance ne ha preso uno e ha creduto che fosse un brownie. E io ho ancora nelle orecchie il suono dei denti della signora su questo sasso. È stato bellissimo. Ecco, memoria credo non è quello. Memoria non è quello. Dobbiamo arrenderci all'evidenza. Ecco, non è quello. Se volete ti racconto un altro oggetto. Non pensiate di ridere in tutti i racconti, eh? Cioè quasi tutti. Sì. Matteo, tu hai citato molto spesso Terezin, è un campo molto particolare, no? Perché poi molto impropriamente viene definito come il campo dei bambini e degli artisti, in realtà è stato ben più. E so che tu hai scritto anche molto su Terezin. Sì. Hai voglia, insomma, di farci un inquadramento, insomma, certo che dopo che hai parlato, sì, ho parlato con Spielberg, adesso essere qui. Io non ho mai parlato con lui. Ho parlato con Ben Kingsley, che devo dire è una persona squisita. Due premi Oscar ha preso. Ogni tanto veniva da me, io avevo scritto lo speech per lui, avevo scritto il discorso. E ogni tanto veniva da me Ben Kingsley e mi diceva: Matthew, ve lo traduco, posso fare una piccola pausa tra queste due parole? Io lo guardavo Ben, anzi Sir Ben, perché lui è Sir Ben Kingsley e ci tiene a sottolineare che è, come diciamo noi, baronetto, in realtà Sir non è esattamente baronetto. Sir Ben, ma tu hai due Oscar, te lo devo dire io dove fare le pause, cioè, saranno anche un po' affari tuoi. Lavoravamo a meno 13 gradi e veramente avevamo il Mossad ovunque, tanto che il Mossad ogni tanto ci faceva delle domande su delle cose che noi ci eravamo detti solo al telefono, e questa cosa era inquietante al massimo, cioè ci guardavamo, insomma, ma gliele hai dette tu queste cose qua? No, io la sera facevo come Eric Bana in Munich, guardavo nell'armadio se avevo qualcuno del Mossad, guardavo sotto al letto, era abbastanza inquietante. E Terezin che cosa è stato? È stato un campo di, all'inizio nasce come campo di transito, e nasce vicino a Praga, è una sessantina di chilometri da Praga, e serviva per deportare gli ebrei della Boemia. Poi diventa campo di concentramento, perché già che li avevano lì, perché no? E poi soprattutto è celebre per essere diventato un campo di propaganda, cioè lì a Terezin i nazisti compiono questo esperimento di propaganda, portano telecamere, portano materiale fotografico, e nell'agosto del 44 girano una specie di quello che oggi chiameremo un docufilm, per dimostrare al mondo che sì, gli ebrei venivano deportati, ma guardate come li trattiamo bene, guardate come tutto fila liscio per loro. E questa era nelle loro intenzioni, doveva funzionare così. E gli ebrei nel periodo della propaganda, così arrivo a un oggetto, nel periodo della propaganda potevano suonare strumenti musicali, i bambini potevano disegnare, frequentare una specie di scuola, e per questo motivo oggi viene ricordato Terezin come il ghetto dei bambini. Statisticamente non c'erano più bambini a Terezin che da altre parti. Semplicemente in quel luogo i bambini hanno potuto essere bambini per un po'. E quindi ce li ricordiamo perché hanno lasciato i loro disegni, hanno lasciato le loro cose. E facendo ricerca su Terezin, ho fatto ricerca su una famiglia di costruttori di strumenti musicali. Si chiamava Jalud, scritto Zalud. Jalud vuole dire ghianda in ceco, e quindi loro ogni tanto su certi strumenti incidevano una piccola ghianda che era il loro simbolo. Ecco. E questo Pavel Jalud era il proprietario di questa azienda, questo è il figlio František, che era alto come un sassofono basso. E
Questi Jalud non erano ebrei, quando arrivano i nazisti, loro avevano un negozio e un laboratorio proprio a Terezin, e che cosa fanno? Arrivano i nazisti, occupano l'intero paesino di Terezin, lo trasformano in un ghetto e sfrattano sostanzialmente gli Jalud mandandoli via. Si tengono però tutti gli strumenti musicali e questi strumenti verranno dati agli ebrei per completare il loro, come dire, i nazisti volevano completare il loro esperimento di propaganda. Io credevo che questi strumenti fossero andati distrutti quando poi gli ebrei sono stati deportati. E anni fa, però nel 2012, su un mercatino qualunque dell'antiquariato a Praga, mi scappa l'occhio e vedo un clarinetto con una piccolissima ghianda incisa e non credo ai miei occhi. Poi da altri segni si capiva che era un clarinetto Jalud. Lo compro per 2 soldi, perché i clarinetti vecchi non valgono nulla, perché il legno e il metallo invecchiano in 2 modi diversi, quindi un clarinetto vecchio perde la cordatura ed è da buttare via. E da lì capisco 2 cose. La prima è che uno strumento musicale non è un pezzo da museo. Non può entrare in un museo, cioè solo se è rotto può entrare in un museo. Dare importanza, rispettare uno strumento musicale, bisogna farlo suonare. E allora li ho fatti restaurare. Ho fatto restaurare questo strumento. Non sapevo che per restaurare i cuscinetti del clarinetto la pelle migliore è quella di canguro. Forse mi hanno fregato, non lo so, però io ho immaginato che è quella che salta meglio. Non lo so, forse è più veloce, non che ne so, io non lo so, io scrivo libri per ragazzi. E, ho fatto restaurare e con un amico che è un sassofonista eccezionale di Roma, che si chiama Gabriele Cohen, abbiamo buttato in piedi il primo quartetto. In realtà sono 3 musicisti più me, però ci chiamiamo quartetto, io non suono nulla. E poi la seconda cosa che ho pensato è: se ce n'è uno, ci sono anche gli altri. E ho cominciato a cercarli. E oggi ne ho 17. Ho 17 strumenti musicali del ghetto di Terezin, tra cui 3 violini, ho un oboe molto bello, ho un flauto traverso bellissimo. E anche strani, ho una tambura bulgara, che è una specie di chitarra grossa, ma a metà strada tra la chitarra e il sitar, e una tambura bulgara piccolina, sembra un ukulele, è una cosa da ridere, e tutti marchiati, vabbè, Jalud. Finché un giorno, queste sono qualche foto, questo è uno dei violini che ho io, finché un giorno mi scrive una ragazza da Praga. Io avevo fondato questo quartetto, l'avevamo chiamato Pavel Jalud Quartet, PZQ. E poi avevo fondato il Pavel Jalud Trio e anche la Pavel Jalud Orchestra ad Arezzo. Lì mi sentivo un po' Frank Sinatra, insomma, no? A lavorare con l'orchestra, è sempre divertente, un po' il Michael Bublé. Mi scrive questa ragazza e mi dice: mia nonna è l'ultima discendente della famiglia Jalud, è la nipotina di Pavel Jalud. È quella bambina lì. E mi dice: vorrebbe incontrarti. Lei abitava a Litomyšice, che è la cittadina appena dopo Terezin. Allora vado, prendo un aereo e vado. Il problema è che io il ceco lo leggo, ma lo parlo malissimo e avevo paura di non capire niente. E chi ingaggio allora come traduttore? Mio fratello, che era stata un po' la scusa per andare a Praga. Mio fratello vive a Praga dal 2002, ha sposato nel tempo 2 praghesi in 2 momenti diversi. Lui fa l'ingegnere informatico, lavora per Apple, diciamo, si occupa dei sensori degli iPhone nel gruppo di ricerca dell'Apple lì. Diciamo, lui è quello intelligente di casa, io sono quello bello. Ci siamo divisi i compiti, come si fa in tutte le famiglie. Allora lo prendo, gli dico: senti Giovanni, mi devi fare da traduttore, da interprete. Noleggiamo un'automobile, sbagliano a consegnarci questa automobile che all'inizio doveva essere un'automobile piccola, dovevamo fare 60 km, quindi era una Skoda di quelle modello Basic. Si sbagliano, ci consegnano. Cioè, l'avevano già data via questa automobile, e sentiamo al telefono la tipa del noleggio che si sente dire dal suo capo: dagli la più brutta che abbiamo in garage. E questa va, apre il garage, e la più brutta che avevano in garage era una Mercedes nera lunga da qua là. Mio fratello è alto e grosso come me, ma rasato a zero, giubbotto di pelle. Saliamo su questa Mercedes nera, sembrava una puntata di Gomorra. E
partiamo per andare a trovare questa signora a Litomyšice, parcheggiando la macchina a 2 km di distanza per non incutere timore a nessuno. E questa signora era talmente contenta che qualcuno si occupasse di suo nonno, che aveva preparato tartine in due stanze, cioè non bastava una stanza, c'erano tartine in due stanze. Allora, noi eravamo in due, più lei, la signora e la nipotina della signora, c'erano tartine per tutti voi. C'erano tartine per tutti voi. Quindi avremmo potuto, solo che eravamo in quattro alla fine, abbiamo cominciato a mangiare tartine. Martina, e questa a raccontare. Ha raccontato che all'inizio il ghetto non era stato chiuso tutto, questo lo sapevo, che all'inizio gli ebrei loro non potevano guardarli, quindi loro li vedevano ma non si potevano guardare gli ebrei, e che poi sono stati mandati via e hanno avuto un destino fuori dal ghetto di Terzin. Questa signora aveva tre strumenti musicali di suo nonno, di Pavel Jalud. Lei era la figlia di František, lei era la figlia di quello con col sassofono vicino, sono di due generazioni diverse, quelle due foto del negozio di František. Ed era felicissima. Io ai tempi ne avevo 13 di strumenti musicali, quindi lei era molto contenta. Quando si ascolta un testimone, naturalmente bisogna sempre ascoltarlo con le pinze. Per certi versi, il testimone è la voce più inaffidabile quando si fa ricerca storica. Perché il testimone ha vissuto da dentro le cose, ed avendole vissute da dentro, spesso sono state anche cose traumatiche o scioccanti o paurose, e non sempre ricorda nel modo più corretto. Quindi bisogna stare molto attenti. Però quello che questa signora mi raccontava era tutto estremamente corretto. Ci stiamo per allontanare, stiamo per andare via, e la signora apre un cassetto e dice: voglio farvi vedere l'ultimo regalo di mio nonno Pavel Jalud. E tira fuori una scatola di legno scuro e poi prende un pezzo di metallo, lo attacca da parte e comincia a girare come se caricasse una molla. E poi apre questa scatola e quello che succede è questo. Io e mio fratello avevamo la bocca piena di tartine e gli occhi pieni di lacrime, ecco, questa era la scena. Qualche mese fa questa signora è morta, era già malata da un po', è morta di vecchiaia, e la figlia mi ha scritto che era morta, e qualche tempo dopo mi ha scritto una seconda mail scrivendomi così: c'è il carillon, se ti va è qua. E allora la prossima volta che andrò a Terezin, andrò a Litomyšice a recuperare il carillon della nipotina di Pavel Jalud. Grazie davvero Matteo, ma se posso è bello ascoltarti perché hai, come dire, un crescendo di ironia, come tipicamente Yiddish, e poi, come dire, alla fine della storia di, Io come dire, pensavo di fare l'intero aneddoti. intervento in Yiddish, ma No, poi però non è so veramente perché. interessante perché, come dire, crei suspense e poi lasci, come dire, lasci dei concetti molto, molto forti e molto, molto importanti. Devo dire che è davvero un piacere ascoltarti. Una domanda, inutilmente adesso ascoltando la storia della signora, della nipotina, della Ghiande. Nei tuoi libri ci sono tante storie, come dire, personali con S maiuscola. E poi una domanda che la faccio a te in quanto, come dire, intellettuale della tavolata. Ecco, la differenza tra l'importanza del tramandare la storia, quella dei libri, la storia degli storici e la storia delle persone, la storia dei singoli, perché è una domanda che è un dubbio che ho, te la sottopongo sotto forma di domanda. Io credo che in questo momento storico le storie dei singoli e le storie personali aiutino molto di più rispetto alla storia, come
come dire, ufficiale, mettiamola così, la storia è, a tramandare, perché occorre, almeno questa è la mia idea, di non un po' personalizzare la storia, in modo anche molto semplice, e più semplice, no, semplice no, ma più facile per tramandare i fatti storici. Quindi, non so, mi farebbe piacere sapere la tua opinione. Sono d'accordissimo. La storia noi possiamo raccontarla come se la vedessimo dall'alto, no? Come se fossimo dei Google Maps della storia, la vediamo dall'alto e la raccontiamo. È quello che accade in quasi tutti i libri di storia, in quasi tutte le scuole. E poi però la storia noi possiamo raccontarla anche ad altezza persona, e quindi raccontare le storie personali, le storie individuali. Quando si fa memoria funziona molto di più la seconda, naturalmente, e soprattutto con i ragazzi delle scuole il mio consiglio, vi regalo uno dei miei trucchi, chiamiamoli così. Io racconto sempre storie di coetanei di chi ho davanti, quando vado nelle scuole, sempre coetanei di chi ho davanti. E questa cosa tendenzialmente funziona, anche stamattina è successo così, più o meno, erano ragazze musiciste di 16-17 anni, avevo davanti dei 14 anni, quindi insomma ci stava come cosa. Un esempio, ogni tanto maestre della primaria mi chiedono: ma possiamo far leggere il diario di Anne Frank ai nostri ragazzini di seconda? No, il diario di Anne Frank lo si legge quando si è coetanei di Anne Frank. Anne Frank lo scrive a 13 anni, quando hai 13 anni ti leggi il diario di Anne Frank. È l'età giusta, è perfetta. Quale età migliore per capire Anne Frank? No? Poi se vuoi ti racconto due cose anche su Anne Frank. Nel 2000, volete sapere qualcosa? Non lo so, io sono aperto anche a domande, possiamo, no? Possiamo poi aprire, naturalmente se so la risposta, se non so la risposta risponde Marco. Che è bravissimo, e non è vero che gli intellettuali sono qua, io sono la spalla comica, tu sei quello intellettuale. Nel 2015 compivo 40 anni e non so come si fa da Aosta, ma a Piacenza c'è sempre qualche cretino che vuole farti fare qualcosa di scemo perché hai 40 anni, no? Allora, i miei amici scemi erano di due tipi. Un tipo era: facciamo una vetta del Monte Rosa, quindi non siamo tanto lontani. Io ho sempre amato, lo ammetto, la Val d'Ayas, cioè io ho passato l'intera infanzia e l'adolescenza in Val d'Ayas, e in fondo alla Val d'Ayas, di Val d'Ayas c'è Saint-Jacques, e sopra Saint-Jacques c'è questo villaggetto di quattro case che è Resi. Io ho passato l'infanzia lì, facendo tutte le gite possibili intorno, quindi Quintino Sella e Mezzalama, insomma me ne sono pappate tutte, portando anche tanti adolescenti, eccetera, portando anche un paio che si erano fracassati delle caviglie in ospedale qua ad Aosta, quindi ad Aosta sono stato anche per motivi meno simpatici. E cosa stavo dicendo? Ah sì, un gruppo diceva: dai, 40 anni, 4.000 metri, ci facciamo un 4.000. Ho detto: ma siete fuori di testa. Ho detto: io vi aspetto al rifugio, se volete, voi andate su, io sto lì, cioè qualcuno deve stare pure al rifugio. E un altro invece, quello più pericoloso, mi diceva: facciamo la maratona di Monaco. Monaco è nei primi di ottobre, dai, 40 km, 42 km, 40 anni simbolicamente. Io dicevo: guarda, è uno che va, cioè uno che fa la maratona in 3 ore, che da amatore vuol dire che va forte. E ho detto: guarda Paolo, io ti accompagno, cioè a Monaco ci vengo sempre volentieri, tu fai la maratona, io ti aspetto in birreria. E guarda che amico, vengo a portarti il salviettone all'arrivo. E poi uno di quei giorni mi arriva una telefonata di Rizzoli che mi dice: facciamo la nuova edizione del diario di Anne Frank, la fai tu? Me l'hanno chiesto, come quando, sai quando hai un parente al supermercato e lo chiami e gli dice: senti, sei ancora lì, compra anche il latte, no? Nello stesso modo. E io ho detto sì. E la prima persona che ho scelto, perché quando fai il curatore di un'opera di questo tipo devi avere alcuni complici, ho scelto la traduttrice. Io leggo l'olandese, ma non sono un traduttore dall'olandese. E quindi chi chiamo? Chiamo proprio The Best. The Best è Daphna Fiano. Daphna Fiano vive ad Amsterdam, perché c'è stata Anne Frank, ha sposato un olandese, traduce dall'olandese da Mo, e soprattutto è ebrea, al contrario di me, che non sono ebreo. In più, lei è la nipotina di Nedo Fiano, che è stato ad Auschwitz, sopravvissuto, è morto poco tempo fa.
e quindi aveva questo peso sulla sua famiglia, che era il peso della Shoah. La chiamo, glielo dico nello stesso modo. Daphne, c'è da fare la nuova edizione italiana del diario di Anne Frank, la traduci tu? Lei era talmente emozionata che mi dice: Matteo, Matteo, io sono incinta. Me l'ha detto con la stessa dolcezza, come se fosse mio il bambino, capito? Ma io in quel momento dovevo essere il curatore Carogna. E lei se lo ricorda ancora, io le ho detto: Daphne, questi sono affari tuoi. Sì, è una frase da Carogna, lo ammetto. Però poi l'ho un po' limata. Le ho detto: Daphne, io non mi voglio voltare tra 6 mesi e questo lavoro non l'hai fatto tu. Cioè, questo lavoro lo devi fare tu. Cioè, è il lavoro della nostra vita, questo qua. Cioè, lavoreremo insieme 1 anno e mezzo, ma questo lavoro lo devi fare tu, lo devi tradurre tu il diario di Anne Frank. Quindi, guarda, fatti aiutare, io non posso aiutarti dall'Italia ad Amsterdam, però fatti aiutare, non lo so, cioè, ingaggia 4 babysitter, cioè, non lo so, ma tanto un babysitter con un neonato non serve a niente, però, insomma, fai qualcosa. E quindi, soprattutto nel primo periodo, magari a me a mezzanotte veniva un dubbio su una parola, che l'abbiamo ritradotto tutto da capo, partendo dagli originali, insomma, abbiamo fatto un lavoraccio. E magari a mezzanotte mi veniva un dubbio su una parola, mandavo un WhatsApp a Daphne e lei mi rispondeva subito, perché o era su a tradurre o era su ad allattare, insomma, ha fatto alcuni mesi veramente d'inferno. E poi è uscita questa edizione del diario, di cui andiamo molto orgogliosi, perché è proprio diversa, è un'altra roba. Vi faccio vedere un'altra cosa. È un libro che è presente in biblioteca. Bene, nella mia edizione. Sì, nell'edizione di Matteo è presente. Sì. Adesso in questo momento no, perché ce l'ho io, però dopo la conferenza lo porterò, quindi chi vuole leggerlo può andare a prenderlo. Ma ancora meglio sarebbe andarlo a acquistare, vero Matteo? Sicuramente. Sicuramente le biblioteche sono come Spotify, cioè tu quindi assaggi e poi vai a comprare il disco, è quello che fanno tutti, no? Vi faccio vedere un altro oggetto, con un'altra persona. Voilà. Anni fa divento amico di Virginia Gattegno. Virginia Gattegno è questa qua, è quella a destra. Virginia avrebbe amato questa battuta, perché ne faceva di peggiori. Allora, posso raccontarvi la cosa più buffa, che non ho potuto mai mettere in un libro perché era troppo buffa. Allora, Virginia era stata ad Auschwitz e quindi aveva il tatuaggio di Auschwitz. Il suo numero era A24324, io la conoscevo bene. Non sapevo a memoria il suo numero di telefono, ma sapevo a memoria il suo numero sul braccio. E un giorno vado a trovarla a Venezia, lei stava a Venezia, e c'erano dei mercatini della solidarietà in ghetto. E lei era scesa, lei stava già all'ospizio ebraico, insomma alla casa di riposo ebraica, e scende e stava cercando di comprarsi degli orecchini. Lei amava gli orecchini un po' grossi, un po' vistosi, cioè se volevi fare un bel regalo a Virginia dovevi regalarle degli orecchini un po' grossi. Lei sta comprando questi orecchini, si tocca in tasca e aveva dimenticato il portafoglio su in casa di riposo. Io allungo i soldi, lei assolutamente non li vuole. Le due signore della solidarietà le dicono: ma no, ma signora, ma si figuri, al prossimo giro, alla prossima passeggiata, quando passa qua davanti, via, ci porta i soldi. Lei che cosa fa? Perché amava queste battute. Si appoggia al banco della solidarietà, solleva il braccio, solleva la manica del tatuaggio e dice: comunque, se non vi fidate, tiratevi giù il numero. Le due signore erano pietrificate, perché non sapevano che quella era una sopravvissuta di Auschwitz. Io ero sotto al tavolo da ridere, cioè continuavo a ridere, cioè non smettevo di ridere, come se fosse un motorino, non lo so, tiratevi giù la targa. Virginia era così. E poi ci siamo conosciuti meglio e un giorno vado a casa sua. Dico, avevamo l'intenzione di scrivere un libro insieme. Dico: dai Virginia, facciamo un libro insieme. Non c'erano libri su di lei. Allora vado a casa sua al Lido e dico: da dove cominciamo? E lei prende, insomma, fruga un po' in casa, prende una scatola da scarpe dove aveva tutte le foto della sua infanzia. Adesso tutte le foto dell'infanzia di un bambino, io lo dico per esperienza perché ho 3 figlie, Tutte le foto dell'infanzia stanno in un hard disk da 4 terabyte e
Invece ai tempi bastava una scatola da scarpe. E mi fa vedere questa. Questo l'avrete riconosciuto certamente, è la festa dell'ultimo dell'anno del 57 in Congo belga. Virginia è quella tutta a sinistra, suo marito sta ballando con una loro amica, il tipo con il fez, non sappiamo chi fosse. E poi mi fa vedere questa. Virginia Gattegno ha un concorso di travestimenti Congo belga 56. Con suo marito, lui vestito da uomo delle caverne, tipo con una vera pelle di ghepardo, e lei vestita, secondo me, all'inizio mi sembrava piratessa, però non ha gli stivali, notate bene, cioè se io dovessi travestire una ragazza da piratessa, le metti gli stivali. Invece lei ha piedi nudi, quindi secondo me è gitana, no? Esmeralda del gobbo di Notre Dame. Lei, Virginia, non ricorda se avessero vinto o meno, e quindi non hanno vinto. Perché se hai vinto te lo ricordi, no? E io a quel punto le ho fatto la domanda, che credo sia la domanda fondamentale quando fai memoria, e le ho chiesto: che cosa hai fatto prima? Questa è la domanda che ci facciamo tutti quando incontriamo un'altra persona. Che cosa hai fatto prima? Chi sei stato tu prima di arrivare qua, prima di venire qui? Che cosa hai visto? Che cosa hai incontrato? Cosa hai studiato? Cosa hai letto? Cosa hai sofferto prima di venire qua? E allora lei è partita, mi ha raccontato Auschwitz, mi ha raccontato Rodi. Lei era stata deportata da Rodi. Virginia Gattegno era una bella donna e lo sapeva. E quindi faceva queste foto un po' Instagram, no? Guardate, era bella Virginia, era davvero bella. E amava gli specchi d'acqua, cioè amava il mare. Infatti in Congo belga viveva sul lago Kivu, che è un lago così grosso che sembra di essere al mare, cioè non vedi l'altra sponda, è enorme il lago Kivu. Guardate questa, anche questa è Instagram puro. L'unica cosa diversa è il costume, la parte bassa, oggi non è tanto di moda, ma se Chiara Ferragni mettesse un affare così quest'estate, metà degli italiani. No, 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 quella tipa là galleggia, non preoccuparti. Così. E poi mi capita tra le mani questa. Questa è Virginia Gattegno a 17 anni, l'anno in cui sono uscite le leggi razziali. È l'anno in cui è stata buttata fuori dalle scuole superiori perché era ebrea. Io guardavo queste foto e lei nelle foto da ragazza ha sempre questo sguardo un po' da topina, con gli occhi stretti. E non capivo perché. Ma perché fa questa faccia ogni volta, no? E una sera, mi ricordo, ero in macchina, Virginia stava già poco bene, quindi non potevo chiederla a lei. Chiamo Donatella, che è sua figlia, e le dico: mi devi dire la verità, tua mamma da ragazza non ci vedeva, cioè era miope e non voleva mettere gli occhiali. E lei fa: è vero, è proprio così. Perché negli anni 30 mettere gli occhiali, insomma, no, si prendevano in giro. E allora lei mai, non c'è una foto di Virginia Gattegno con gli occhiali. Ma lei li portava, cioè li usava per studiare, eccetera. Quando l'hanno deportata ad Auschwitz, le hanno preso gli occhiali. E lei ha detto che in quel momento ha pensato: vabbè, tanto non li uso mai. E i suoi occhiali sono probabilmente quel mucchio di occhiali che vedete ad Auschwitz. A24324 è il suo numero. È morta 2 anni fa, Virginia, ormai, sono quasi 2 anni, e visto che era una persona un po' speciale, non poteva morire in un giorno qualunque. È morta il 22-2-22. Mi chiama sua figlia, mi dice: guarda, Virginia è morta, non c'è più. E sono andato al funerale e abbiamo fatto il funerale in ghetto a Venezia. Io forse ero l'unico non ebreo. E poi qualcuno doveva accompagnare Virginia dal ghetto al cimitero del Lido. E l'hanno chiesto a me. E allora l'ultimo viaggio in mare con Virginia l'ho fatto io. E siamo andati insieme in barca dal ghetto a là. E devo dire, era una bellissima giornata di fine febbraio. C'era freddo, ma non troppo, limpidissima. Quindi una di quelle giornate che a Virginia credo sarebbero piaciute molto. Buonasera a tutti quanti. Io l'ascolto con piacere, però credo che la conduzione di questa serata sta troppo relativizzando il dramma degli ebrei e la loro soppressione.
Io il cielo ha voluto che non sono ebreo, però mi rendo conto che giornate come queste, per un senso di partecipazione alla sofferenza, ai ricordi di tante persone che hanno perso i propri cari. Ecco, avrei preferito una serata più compartecipe di questo dramma che c'è a tutti, che c'è veramente, come dire, ci ha disumanizzati, ci rendiamo conto. C'è stato un periodo che il mondo si è disumanizzato. Questa non è una barzelletta, purtroppo. Questo è un dramma. E io credo che in una giornata come questa, far partecipe una massa di persone di quanto accaduto, perché non tutti lo ricordano, sia un modo di onorare questi dramma e coloro che sono portati a questo. Poi, sì, poi apprezzo naturalmente la sua conduzione nel senso di voler alleggerire la giornata come questa. Sicuramente è No. come dire, è un obiettivo che lei ha sicuramente raggiunto, ma non per me, che avrei preferito un'accentuazione di ciò che ha costituito ed ha fatto vergognare l'intero paese, il dramma di cui oggi ci troviamo. Grazie. Sì, rispondo io, ma come vuoi? No, ma volevo solo due cose. Beh, la ringrazio per questa domanda. Allora, diciamo che la serata di oggi è un tassello di un percorso che l'amministrazione regionale, in collaborazione in modo particolare con l'Istituto Storico e in questo caso con la Fondazione Chanoux, ha organizzato in ricordo del 27 gennaio, quindi quello che ha rappresentato la Shoah. No, no, do solo la risposta. Abbiamo la fortuna di vivere in un paese libero e democratico, quindi uno può dire quello che vuole, giustamente. No, no. Sì. No, no, ma guarda, io la ringrazio, poi lascio la parola a Matteo. Tra l'altro la ringrazio davvero per l'intervento, ma perché, ripeto, è uno dei un tassello di un percorso lungo, fatto insomma, in collaborazione con l'amministrazione regionale, con tante altre realtà che si occupano di memoria. È molto complicato parlare di memoria di Shoah e farlo sempre con occhi nuovi, se uno vuol farlo ogni anno, perché poi c'è sempre il rischio di ripetersi, quindi il rischio è di celebrare, è un bruttissimo termine se associato alla No, non va memoria, usato. perché poi spesso, no, uno potrebbe fare il compitino classico, quindi quello che è stato la Shoah, con il rischio però di ripetersi molto e poi ogni anno di dire fondamentalmente sempre le stesse cose. Con il rischio che il primo anno ci sono 50 persone alla serata, il secondo anno 45, il terzo anno sempre meno. L'ambizione della serata, ma poi mi permetto di direttore, è quello di riuscire a guardare con un occhio altro, almeno un occhio che non è mai stato portato in Valle d'Aosta, quello che ha rappresentato la Shoah e quello che è la giornata, dovrebbe essere la giornata della memoria, insomma, in questi anni. E farlo tramite anche con leggerezza, però leggerezza lo diceva già Calvino nella lezione americana, giusto Maria Pia? Leggerezza non è sinonimo di superficialità. Si può parlare di cose complicate, almeno questa è la mia idea. Si può parlare di cose complicate facendolo con parole semplici e anche con l'ironia. Io prima ci parlavo dell'ironia Yiddish, però se lei sicuramente conosce meglio di me tutta la letteratura Yiddish, che è una letteratura anche tragica, perché poi, insomma, però ha un velo di ironia che è meraviglioso, meraviglioso. E poi l'ironia spesso è sinonimo di grande intelligenza, perché una persona non può essere ironica se non è intelligente. Se no. E quindi credo, poi non devo vendere niente a Matteo, però
Però no, ma credo vai che avanti, vai avanti. no, però credo quindi riuscire a parlare di queste tematiche con un velo di ironia sia molto importante. Ad esempio, forse prima mi sono spiegato male, ma quando la questione del sasso, del Browning, io credo che quell'immagine, probabilmente fra 6 mesi, se noi ci si rincontra per strada, probabilmente quell'immagine, e poi è stato molto bravo a passarla Matteo, è una di quelle cose di cui parleremo quando ci incontreremo fra 6 mesi. E se qui magari al posto di Matteo c'era un dottissimo professore con, come dire, con un curriculum pieno di opere, di saggi sulla memoria, ma che magari ha come dire, un lessico molto forbito, ma anche una grandissima difficoltà, come dire, a comunicare e una scarsa empatia, probabilmente metà di voi adesso stavano già dormendo. Perché no, questo è un rischio nel fare memoria. Matteo ci sta facendo sorridere, ma anche molto riflettere, a meno qui. Quindi. Io intanto prego. Niente, volevo solo dire che invece io la ringrazio per il suo intervento, perché veramente mi ha emozionato e commosso, l'ho seguita. Io sono di origine ebraica e con parenti che purtroppo sono stati deportati ad Auschwitz. Mia madre e i suoi fratelli e i miei nonni si salvarono perché delle famiglie nel centro Italia li ospitarono e rimasero nascosti tutto il tempo. E quindi veramente vivo questi giorni anche sempre con angoscia. E invece oggi l'ho ascoltata veramente, certo, pur nella drammaticità di quello che è accaduto. Però è stato molto emozionante, la ringrazio veramente, grazie. Credo che la libertà della memoria possa permettere a ognuno di noi di vivere questo giorno davvero come crede. E quindi c'è chi lo vive in un modo più commovente, emozionante, perché magari dal punto di vista biografico ha dei legami con quello che è accaduto. C'è chi lo vive in modo più coinvolgente, appassionante, perché magari per carattere è fatto così. C'è chi lo vive con più distacco, e anche quello ci sta, non, come dire, non c'è da sentirsi in colpa. E ognuno, credo, come dire, può mettere qualcosa di sé dentro questo giorno. E se noi non permettiamo questo, allora questo giorno ha anche poco senso. Quello che succede quando io incontro le scuole, quindi stamattina qualcuno c'era, qualcuno, insomma, stamattina ci siamo fatti anche delle risate con le scuole, no? Ma non abbiamo riso degli ebrei, non abbiamo deriso la Shoah. Abbiamo affrontato l'umanità di queste persone, che grazie al cielo è stata fatta anche di momenti lieti, di risate, di momenti felici, sia prima e per chi è sopravvissuto anche dopo la Shoah. Dagma Lieblova, che è una persona con cui ho collaborato per un bel po', abbiamo fondato insieme il Terezin Composer Institute. Beh, ve la faccio vedere, Dagmar. Dagmar. Se la trovo, arrivo, eccola. Questa era Dagmar. Dagmar Lieblova viene deportata. Viene deportata a Terezin, poi da Terezin la portano ad Auschwitz, poi da Auschwitz la portano a Bergen-Belsen e poi la portano a Neuengamme. Torna, trova tutta la sua casa distrutta e saccheggiata, i suoi genitori e sua sorella non tornano a casa. È il 1945, lei ha 17 anni e che cosa fa? Va da un fotografo e con i pochi soldi che aveva compra una fotografia, il fotografo gliene regala un'altra. E lei torna a casa con due fotografie e gli ho chiesto: ma perché ti sei fatta fare queste foto? Lei oltretutto era una bella ragazza.
detto perché? Ho detto quando nasce un bambino gli si fa una foto. E io quel giorno sono rinata, ho dovuto rinascere e quindi sono andata a farmi fare una foto. E abbiamo lavorato parecchio insieme e io credo di non aver mai fatto così tante risate con una... No, beh, poi è arrivata Virginia, con Virginia ho riso di più. Però Dagmar era davvero una forza della natura. E quando si è ammalata, insomma, siamo andati a trovarla in ospedale a Praga e mi ha detto, guarda, io comunque sono stata felice. E le è successa questa cosa qui. Ecco, allora il giorno della memoria, credo, non serve ad aggiungere la nostra tristezza alla tristezza del passato, perché forse non ne abbiamo neanche troppo il diritto. Serve a ragionare sulla vita. E la vita è fatta anche di questo, è fatta anche di risate, di amici, di battute, a volte anche di battute sbagliate, no? Chissà, forse qualche deportato non l'avrebbe fatta, sicuramente non l'avrebbe fatta la battuta della... No, nel tiratevi giù il numero. E Virginia l'ha fatta. Qualche deportato si sarebbe offeso davanti a una battuta del genere. Però l'ha fatta Virginia, non l'ho fatta io. No, io ho avuto la fortuna di essere lì e di ridere come un cretino davanti a una battuta cretina, però fatta da una che ha passato 6 mesi ad Auschwitz. Ecco. Credo che la sensibilità di ognuno, sì, davanti a cose così grosse venga messa alla prova. E ognuno si salva come può. Io e anche altre persone ci salviamo con l'umorismo. È il nostro modo di stare a galla. Matteo, adesso una domanda che credo tanti di noi ci sono fatti. Ma perché hai scelto questo cucchiaio per la locandina? Perché mi hanno chiesto di mandare un'immagine, avevo pochissimo tempo e la prima che mi è saltata fuori è un cucchiaio originale di Terzin, del ghetto di Terzin, ed è un cucchiaio che ho fatto vedere anche, no, non stamattina, adesso comincio a confondere le cose, no, ho fatto vedere l'altro giorno in una classe per raccontare quanto si mangiava a Terzin. A Terzin si mangiava veramente poco e quindi avere un cucchiaio voleva dire essere fortunati perché riuscivi a mangiare meglio e a usarlo eventualmente come utensile. E se vi chiedessi quanti cucchiai avete in casa vostra, cucchiai grandi, quelli da minestrone, quanti ne avete? Numero preciso, non a spanne. C'è il servizio da tutti i giorni, di solito era 12, poi qualcuno l'hai perso nei 10, 9. Poi c'è il servizio un po' bello, quello lì siamo quasi sicuri che sono 12. Poi c'è sempre un cucchiaio spaiato che ti ha dato tua zia, che se l'è dimenticato lì, no? Quando ti aveva fatto il minestrone c'era dentro il cucchiaio, poi te lo sei tenuto, no? È diverso dagli altri, no? Ecco, noi siamo così fortunati che non abbiamo bisogno di sapere quanti cucchiai abbiamo. Cioè, quella volta all'anno in cui hai 12 persone e gli fai il brodo, non, allora devi averne 12. Di solito ne hai 11 e quello diverso te lo tieni tu, vero? C'è un trucco classico, no? È vero o no? È vero, fai finta di niente, no? E invece a Terzin avere un cucchiaio voleva dire avere un cucchiaio. A Terzin si mangiavano circa 400 calorie al giorno. Quindi quando lo racconto ai ragazzi, la racconto così, sono le calorie che ci danno 8 biscotti. Però 8 biscotti in un giorno. Gli ebrei non mangiavano biscotti, insomma faccio tutte le precisazioni del caso. Vi racconto un altro oggetto, se volete, che è questo. È un oggetto invece del presente, non è del passato, però è stato significativo per me. Poco prima della pandemia, era gennaio 2020, e gennaio 2020 è l'ultimo mese che esiste nel 2020, poi gli altri non esistono più. E ero a Bolzano, in una scuola, in una terza media, ed ero in un posto abbastanza largo, un po' come qui, con 2 o 3 classi. E a un certo punto ho fatto vedere proprio questa foto. Questa foto è la foto dei forni crematori di Buchenwald, dove un visitatore, probabilmente giapponese, aveva messo 2 gru origami. La gru origami per i giapponesi vuole dire desideri, i desideri da realizzare. Per tradizione, se tu riesci a realizzare 1000 gru origami, un tuo desiderio si avvererà.
E lui ne ha messo, questo visitatore, forse giapponese, aveva messo questi due origami. Io, chiacchierando, ho raccontato questa cosa, mettendo insieme i desideri con la memoria, eccetera. E poi ho chiesto a questi ragazzi, sapendo già che mi avrebbero detto di no, qualcuno di voi sa fare gli origami? E tutti improvvisamente guardano tutti, come se fossimo messi d'accordo, guardano tutti una ragazzina. E questa alza un po' il ditino e dice, sì, io li so fare. E fine, poi diciamo, il discorso muore lì, parliamo d'altro. Questi ragazzi, per uscire dalla sala, dovevano passare davanti alla... Io di solito sto in piedi con i ragazzi, non sto seduto. Davanti al tavolo dove avevo appoggiato degli oggetti da mostrare, eccetera. E quindi sfilano davanti a me, io sistemo le mie cose, faccio per andare, e quando se ne sono usciti tutti, tra le mie cose c'era un origami, che era questo. Forse si vede? Sì, si vedono i quadretti, quelli sono i quadretti da 4 mm. Capito? L'ala non è più di 2 cm. Ok? Era minuscolo. L'aveva fatto a memoria, con un pezzo di carta che qualcuno no, mi aveva passato. Io me lo sono trovato lì. Poi è partita la pandemia, io me lo sono tenuto in macchina, e ancora adesso è in macchina. Nella mia macchina, nel parcheggio qua ad Aosta, c'è questo origami che mi sta facendo compagnia da allora. Io non so che cosa voglia dire, non so che desideri avesse questa ragazzina qua, però... Il nostro compito, in fondo, non è soltanto quello di avverare i desideri espliciti degli altri, ma è di provare anche a prenderci cura dei desideri che uno non riesce a dire. Allora, tanti desideri di quelli che io ho ascoltato, questi sopravvissuti alla Shoah, non sono riusciti a dirli, non hanno fatto in tempo. Ecco, e quando si raccolgono le loro storie, a me è capitato con quattro di loro, quando si raccolgono le loro storie, tu sai che hai questa responsabilità di diventare un po' il testimone, il custode dei loro desideri, anche di quelli che non hanno realizzato mai. Matteo, adesso se mi autorizzi, tanto se c'è qualche domanda, sì, prego. Poi. Professore, vorrei sapere se nei suoi studi sulla Shoah è riuscito a prendere qualche testimone, non solo sulle parti delle vittime, ma anche sulla brigata ebraica che l'esercito americano portò nel processo di liberazione dell'Europa. Sì. Sì, allora, solo due... Ottima domanda, nel senso che, solo dati, perché magari non tutti conoscono la storia della Brigata Ebraica. Allora, non correggermi. Allora, la Brigata Ebraica è stata una brigata appunto militare che ha combattuto dal 44 al 45, grosso modo, soprattutto in Italia, nella zona di Bologna, nell'Emilia, in quella zona, ed è stata, era composta prevalentemente da ebrei che all'epoca vivevano nel mandato britannico, quindi quella zona che adesso, detto male, è Israele, la Cisgiordania. Comunque quella zona è una storia, la Brigata Ebraica, molto complessa e molto articolata, è diventata, come dire, ai clamori negli ultimi anni, perché spesso durante la manifestazione del 25 aprile viene criticata e spesso gli viene impedito di manifestare insieme agli altri rappresentanti dell'AMPI o delle altre associazioni. Però ecco, grosso modo, detto male, facendo una sintesi della sintesi, era un raggruppamento militare che ha combattuto insieme agli alleati, ma in modo particolare alle dipendenze di Montgomery, degli inglesi, ed era composto prevalentemente da ebrei che vivevano, che provengono dalla zona britannica. Comunque no, ho avuto a che fare soltanto con ebrei che sono stati vittime della Shoah, non ho avuto a che fare con gli ebrei della Brigata Ebraica, non ho avuto a che fare mai con i carnefici. Questo devo dire un po' mi spiace, e quindi non ho mai avuto l'occasione di intervistare, incontrare ex
SS o simili, ecco. Anche perché difficilmente le ex SS si palesano. Adesso Matteo, una domanda difficilissima. L'antisionismo oggi, o meglio, l'antisemitismo oggi è antisionismo, l'avevo citato, come dire, all'inizio, poi questa è la mia personalissima idea. E spesso l'antisionismo, cosiddetto antisionismo, quindi l'essere contro lo Stato di Israele, l'identità ebraica in Medio Oriente, spesso va al pari con l'antisemitismo. Poi tendenzialmente uno, quando è anche molto difficile ormai scindere, ad esempio, l'essere anti, in questo caso, come dire, Netanyahu, quindi criticare il governo di Netanyahu, con rischio e con invece una critica verso lo Stato di Israele. Come io faccio sempre l'esempio di quando all'epoca c'era Bush alla guida degli Stati Uniti, non è che eravamo anti-americani, eravamo anti-Bush, lo siamo, insomma. Quindi come criticare Bush, e non vuol dire essere anti-americani, in teoria anche criticare Netanyahu, più o meno legittimamente, non vuol dire, non dovrebbe quantomeno corrispondere a criticare uno Stato. Spesso però antisionismo e l'antisemitismo vanno, insomma, come dire, sono due parallele che spesso si intersecano. Sì. Non so se questa è la tua opinione, cosa pensi in merito. Allora, quest'anno, incontrando tante classi, a me capita, ne incontro davvero tante ogni anno, e in particolare in questo periodo. Quest'anno però succedono delle cose nelle classi che negli altri anni non succedevano, ossia ti chiedono conto della guerra in Palestina. Te ne chiedono conto perché ebraista, ebreo, uguale uno che ha dei rapporti là, come se tutti noi ebraisti avessimo il cellulare di Netanyahu in tasca. Magari, cioè almeno qualcosa gli diremmo. Un po' di tempo fa, era fine ottobre, quindi la cosa era ancora più calda di oggi per certi versi, ero in una classe, terza media ancora, e mi chiedono conto di quello che sta succedendo. Stavo facendo un percorso con loro sulla memoria, quindi in teoria dovevamo andare da un'altra parte, ma la domanda mi sembrava importante. Allora mi metto alla lavagna e faccio banalmente uno schemino, diciamo, disegno una mappa di Israele. Ma così al volo, giusto per far vedere dove sono le cose, dove stanno succedendo. E quando scrivo Israele, un ragazzo alza la mano e dice: perché hai scritto Israele? E io ho pensato: oggi sarà in salita, oggi sarà veramente tanto in salita. Ho detto: guarda, non l'ho deciso io che si chiama Israele quel posto lì, è la comunità internazionale che l'ha chiamato, che accetta che si chiami Israele. No, ma non si chiama Israele. Non si chiama Israele. Insomma, questo me l'ha menata per 20 minuti, finché a un certo punto ho pensato di cambiare tattica, perché muro contro muro non funzionava. E allora ho fatto così: va bene, io accetto che in questo incontro questo posto non si chiami più Israele. Poi magari là fuori continuano a chiamarlo Israele, adesso non sono padrone del mondo, però qui adesso lo chiamiamo in un altro modo. Come lo chiamiamo? Cancello Israele e dico: lo chiamiamo Bubu. E ho scritto Bubu alla lavagna. Quindi tutti a ridere, rideva anche lui, questo ragazzo. Ho detto: guarda, siamo anche fortunati, perché l'attuale capo del governo di Bubu si chiama Bibi. Perfetto, Bibi governa Bubu. No? Siamo a cavallo, no? Tutti a ridere ancora, eccetera. Faccio tutto l'incontro e spiego la complessità delle cose. Questo ragazzo, oltretutto, aveva i genitori di origine egiziana. Ho detto: guarda che l'Egitto in questo momento non è, come dire, troppo contro Israele, e non è neanche del tutto a favore dei palestinesi. Cioè l'Egitto sta cercando di tenere, anche perché l'Egitto è in una situazione di povertà abbastanza importante, ha problemi economici, quindi non è che se li prende. Dal punto di vista simbolico non se li vuole prendere, ma neanche dal punto di vista pratico se li vuole prendere. E lui: no, ma non è possibile. No, guarda, è possibile, è così. La Giordania, gli ho detto: guarda che la Giordania ha ottimi rapporti con Israele, la Giordania sono musulmani. L'Iran ce l'ha a morte con i musulmani come te, perché sono musulmani di un altro tipo. Come la mettiamo? Ecco, allora cominci a raccontare la complessità, o perlomeno quella complessità che riesci a raccontare in una terza media. E dopo tutto questo io ho riscritto Israele, lui l'ha accettato. E quando passo nei corridoi mi batte il 5. E io ho pensato: ci ho messo 2 ore a dialogare e ad aprire,
diciamo così, ad aprire gli occhi a una persona sulla complessità delle cose. Uno, ho molta invidia di chi riesce ad aprire gli occhi alle persone a 100.000 alla volta su questo problema e non lo stanno facendo. La mia misura è quella, cioè io incontro i ragazzi a 40, 50 alla volta, non di più. E la mia misura è quella lì, come è la misura degli insegnanti che sono qua, cioè noi cambiamo il mondo a 20 persone alla volta, non a 20.000. È la nostra misura. Più di una volta, oggi poi tra le famiglie, soprattutto tra le famiglie musulmane italiane, ci sono i boicottaggi e quindi ogni tanto lo chiedo io, cioè vado in classe e dico, se vanno sull'argomento chiedo, state boicottando la Coca-Cola? E tutti, sì, sì, stiamo boicottando la Coca-Cola, state boicottando anche McDonald's? Fa, sì, sì, McDonald's. E quelli secondo me, diciamo da adolescente, secondo me è dura, cioè boicottare McDonald's e la Coca, cioè io con la Coca non ce la farei a boicottare. Poi state boicottando anche Starbucks, ma boicottare Starbucks è facilissimo, cioè tolto Milano, non è che ce ne siano tantissimi, non è che... c'è Starbucks ad Aosta, no? Poi comunque un posto che vende dei cappuccini a 7,80 € andrebbe comunque boicottato a prescindere, no? L'altro giorno uno che aveva boicottato Coca-Cola, Starbucks, eccetera, ce l'aveva con gli americani, perché gli americani, vuol dire, nella mentalità, diciamo, un po' più... come dire, un po' dei social, gli americani sono quelli che finanziano le armi di Israele, quindi vanno boicottate le aziende americane che pagano le tasse in America, che poi non è vero, pagano le tasse in America e quindi con le tasse di quelle aziende lì Biden ci compra le armi. Questo aveva, il boicottatore degli americani, aveva una felpa della Nike con un logo della Nike grosso così. Era una felpa originale, quindi non posso. I soldi erano proprio andati alla Nike. Gli ho detto: ma senti, guarda, scusa se sorrido, ma quella felpa lì non è di un'azienda palestinese o giordana o cinese, è la Nike. Hai presente la Nike? Fa, è vero, era un po'. Non sapevo. È come? Sì, l'iPhone, eccetera, eccetera. Ecco, allora. Sì, lo fanno in Cina, sì, c'è tutto, è quasi tutto cinese in fondo, anche questo bicchiere probabilmente. Sono d'accordo. Ecco, oggi secondo me su questo tema occorre anzitutto lavorare sulla complessità delle cose, lavorare tanto sulla complessità delle cose. La cosa che dico nelle scuole, cioè Milan-Inter, è qualcosa di lineare, no? C'è il bene che è il Milan, il male che è l'Inter, e siamo tutti d'accordo così. Invece la questione in Palestina è molto più complicata, molto più complicata. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, un tempo per una domanda, se c'è. Ecco, perfetto. Più che una domanda, è un episodio di cui sono stato testimone e vorrei raccontare. Parecchi anni fa ero a Losanna, nel centro della città, in una via, la Rue du Grand Pont, c'era un vecchio negozio di fumetti. Io non sono appassionato di fumetti, ma mia moglie è appassionata di fumetti. Io in realtà ero interessato a un negozio vicino di stampe, e niente, però siamo entrati. Lei si spulciava i suoi fumetti, io non facevo, stavo perdendo tempo, poi mi guardavo un po' in giro. A un certo punto ho visto che c'era la ragazza del negozio che parlava con una persona, una signora anziana. Questa signora anziana era infervorata ed era arrabbiatissima e ce l'aveva con gli israeliani. E ce l'aveva proprio a morte, cioè questi qua sono proprio dei disgraziati, io queste cose qua proprio non le sopporto. A un certo punto vedo che si alza la manica e fa vedere il numero e dice: io sono ebrea, sono stata ad Auschwitz, però queste cose qua non le sopporto. Era l'epoca della prima intifada, ecco. Per cui, tra l'altro, io, le persone ebree che ho conosciuto, erano tanti sioniste. Per cui, insomma, ma allora, discorso, adesso qui dovremmo aprire, come dire, una conferenza sul sionismo. Il sionismo nasce come, come dire, una propaggine del socialismo, cioè i primi sionisti erano socialisti, cioè adesso, come dire, i sionisti passano per fascisti israeliani, ma i primi sionisti erano socialisti, cioè veniva da lì.
No, sono d'accordo, adesso la complessità delle cose, però il grosso è questo. Ecco, la complessità di cui io parlo anche nelle scuole è anche questa. Cioè, la visione cristallizzata degli ebrei che hanno certe persone, ma che c'è purtroppo anche abbastanza diffusamente, è questa. Cioè, gli ebrei sono tutti uguali, gli ebrei sono tutti per Israele, gli ebraisti di conseguenza sono tutti per Israele. Gli ebrei che conosco io, non ce n'è uno che è d'accordo con la politica di Israele in questo momento. Io non sono d'accordo in questo momento con quello che sta succedendo. E questo non significa che io giustifico Hamas, perché Hamas ha compiuto un atto terroristico gravissimo. Cioè Hamas ha fatto un pogrom, ha stuprato donne, ha fatto delle cose gravissime. Quindi Hamas va assolutamente cancellato dalla faccia della terra, Hamas. Ma... No, ma vede, ma Hamas non è la Palestina. Va bene, grazie, ma anche i terroristi, anche i brigatisti italiani erano italiani allora. Il problema è che per combattere i brigatisti italiani non ci si mettevano a bombardare Torino, è questo il nodo, secondo me. Allora, scusi, un attimo, però uccidere 1200 persone e stuprare delle donne significa quindi stare dalla parte del buono? Cioè è questo il problema? Noi contro queste persone che cosa possiamo fare? Ma sono d'accordo, ma io sono d'accordo con lei sul fatto che questi bambini, ho appena detto che non sono d'accordo con la politica di Israele, devo dire di più? Devo dire di più? Che gli facciamo un monumento a questi qua che hanno ucciso i bambini? Allora, viviamo in uno stato libero, democratico, uno per fortuna o no, può dire quello che vuole. Per quanto mi riguarda è impensabile, intanto non è l'obiettivo della serata, nel senso, oggi qui siamo venuti a far memoria, poi ognuno è libero di andare a casa. No, ma diciamo, tutti possono dire quello che vogliono in una democrazia. Chiaro è che è impensabile pensare che Hamas abbia un minimo di religione, ma questa è la mia idea e penso di essere dalla parte della ragione. Solo una cosa, Hamas in questo momento a Gaza non è solo un gruppo terrorista, ma gestisce il potere ad Hamas, è un governo, c'è il Ministero dell'Agricoltura, il Ministero della Sanità, quindi è uno Stato, è uno Stato per quanto mi riguarda terrorista, che come Stato terrorista bisogna approcciarsi, però questa è un'altra tematica, è un'altra discussione, tra l'altro abbiamo già avuto modo di parlare di questa cosa. Poi se ha piacere di parlare dei problemi della geopolitica attuale, del conflitto israelo-palestinese, quanto Hamas sia positivo rispetto allo Stato democratico, ognuno poi è libero di avere la propria opinione. Però, guardi, allora facciamo una cosa. La mia frase, non sono d'accordo con la politica di Israele in questo momento, era interpretabile la mia frase? No. E quindi se io dico Hamas va in qualche modo fermata, eliminata, non lo so, e non sono d'accordo con la politica di Israele, queste due frasi vanno insieme nella stessa frase? Ecco. Volentieri. No, non è così. Concordo. Non si può mettere il bianco e nero. Comunque... Allora, perdonatemi, non siamo allo stadio, l'approccio da tifoso, tifoseria di cui parlavamo prima, la divisione in manichea, no? Bianco e nero, verità no, e questo appartiene al dogmatismo più simile, come dire, al regime iraniano degli Ayatollah. Siccome non c'è nessuno Ayatollah, comunque io la chiudo, allora se ci sono domande, ultima domanda volentieri, se no la chiuderei qui e ringrazierei davvero di cuore...
Matteo. Ah, l'ultimo, sì, perfetto. Allora, racconto l'ultimo oggetto, così finiamo con un oggetto. Se avete ancora 3 minuti, lo faccio. Se avete ancora 3 minuti, lo faccio. Qualche tempo fa ho trovato su un mercatino dell'antiquariato a Berlino questa cartolina. È una cartolina spedita dall'Iran, da Teheran, ad Haifa in Palestina. La manda una certa Gabi, che nel 1946 si era salvata dalla Shoah, e era andata a Teheran, dove a quei tempi gli ebrei potevano vivere un po' più serenamente di oggi, e la spedisce al suo fidanzato, gli scrive poche cose dolci e ai nostri occhi perfino banali, cioè ti voglio bene, mi manchi tanto, sono viva. E la spedisce e va alle poste di Teheran, c'era ancora lo Shah di Persia, prende il francobollo con lo Shah di Persia, mette il francobollo e poi bacia questa cartolina. E quando io ho trovato questa cartolina con il bacio, non ho resistito e l'ho comprata, infatti è mia, ce l'ho a casa. E questa cartolina ci racconta, il bacio originale, perché il timbro delle poste di Teheran è sopra, e quindi ci dice che è stato messo, diciamo, prima di essere spedito. E questo bacio ci dice due cose. La prima cosa è che i rossetti nel 1946 dovevano essere davvero potenti, e la seconda è che c'è sempre una speranza che qualcosa si salvi, che l'umanità vada avanti e che le relazioni in fondo facciano sopravvivere le persone. E quindi grazie. Grazie a tutti. Matteo Corradini, grazie, grazie davvero. Grazie a Marco Geller, che è stato bravissimo anche a farmi da guardia del corpo. Grazie.